Le donne e la scienza, la meteorologia al tempo dei medici, l'orologio per non udenti sono i progetti vincitori della prima edizione del Festival Sii Geniale. La conclusione del festival promosso dalla Fondazione Caripit si è tenuta al Liceo Scientifico di Pistoia, alla presenza di autorità locali, organizzatori e della scienziata Daniela Bortoletto, presidente della giuria del concorso. Non solo siete stati capaci di costruire dei prodotti geniali, ma anche li avete comunicati molto bene al pubblico, alla stampa, alla giuria. E io spero che questo riconoscimento del lavoro che avete fatto e delle idee che avete abbracciato nel lavorare su questi progetti vi porti a credere di più in voi stessi. Abbiamo verificato che in ogni progetto c'era un impegno forte, una passione forte, perché poi nella vita, come diceva Daniela, quello che fa la differenza, citava Hawkins, è l'impegno, è la passione che si mette nelle cose, e spesso senza impegno nel proprio lavoro, diceva Hawkins, non si raccolgono i frutti anche della propria intelligenza. Quindi questo è importante, questo è il messaggio che noi abbiamo voluto lanciare con Sii Geniale. Da una parte chiamare tutti i ragazzi a una forte partecipazione, stimolare la creatività, che sarà lo strumento principale che avrete in mano per il futuro. I mini Oscar della scienza sono andati rispettivamente agli studenti della terza C della primaria Don Milani di Agliana, che hanno presentato il progetto dedicato alle grandi scienziate del passato, da Marie Curie a Rita Levi-Montalcini. Per le medie inferiori il miglior lavoro è stato giudicato quello degli studenti della seconda D della Martin Luther King, che hanno proposto un viaggio nel tempo dei medici sul filo della meteorologia. Infine, per le superiori, la vittoria è andata allo speciale dell'orologio per non udenti creato dai ragazzi della quarta B del Liceo Petrocchi. Per le tre scuole vincitrici, la Fondazione Caripit ha stanziato un premio da 10.000 euro da destinare all'acquisto di strumenti didattici. Un premio speciale è stato infine assegnato al comprensivo Chini di Montecatini per aver partecipato con il maggior numero di classi, ben 9. Non sappiamo il mondo come sarà, non sappiamo che lavori ci saranno nel mondo che verrà. Sappiamo che la creatività umana sarà uno strumento eccezionale.